L'ordinanza anti-bottiglion, che dovrebbe vietare il consumo in strada di alcolici portati da casa o acquistati al supermercato, non esiste ancora, o meglio, non è stata ancora firmata. Fino ad adesso è stata solo annunciata la notizia in una conferenza stampa tenuta sabato scorso dal sindaco Pierluigi Biondi insieme agli assessori Piccinini e Mannetti, come in una delle misure inserite in un nuovo pacchetto di norme riguardanti la viabilità e la fruibilità del centro storico. Malgrado il provvedimento debba ancora essere scritto, c'è già chi lo giudica. La nuova giunta, invece, giudica la sretta anti-bottiglion necessaria per porre un freno ai fenomeni di degrado e di movida molesta che interessano il centro specialmente di giovedì sera. La prossima ordinanza è stata giudicata positivamente dai residenti e dai commercianti, i quali si dicono stanchi di assistere impotenti alla vista di decine di giovani che consumano alcol comprato ai supermercati proprio davanti ai loro locali. Così è stato organizzato un aperitivo autogestito in centro storico il 21 agosto per protestare contro la cosiddetta ordinanza anti-bottiglion. L'invito provocazione ha già suscitato molte polemiche.